Qual è il data feed migliore per fare high frequency trading? Sì, oggi parliamo proprio di high frequency, perché io lo faccio proprio dal mio studio qui a Milano Sud, faccio high frequency trading. Allora, partiamo dal principio. Mi viene chiesto spesso e volentieri come sono strutturato in generale e in particolare poi che data feed uso. E io in verità l'ho spiegato tantissime volte, ma in questo caso ripetiamoci, non c'è alcun problema. Il data feed che uso è TradeStation. Ho utilizzato in passato IQ Feed, sono molto contento per la qualità dei dati, tutto quello che vi pare. La realtà è che sono passato da TradeStation perché, aprite bene le orecchie, è secondo me per i retails il miglior data feed rapporto qualità prezzo, punto. Ha tantissimi storici lunghi, ben curati, di praticamente qualsiasi cosa serva, compreso il forex, anche se TradeStation non permette di tradare il forex. Ha costi oggettivamente ridicoli. Considerate che nella mia TradeStation di studio, sostanzialmente di lavoro, non quella che uso per il live, ho un account Stocks and Option che richiede un deposito di $500, se non sbaglio, e i dati ritardati, sono delayed ovviamente, non mi serve andare live con quell'account lì, mi serve per studiare, quindi per fare tutto, pago qualcosa come $15 per tutto quello che offre TradeStation. Dai, cioè, non esiste un paragone così. Un'altra cosa che ci tengo a dire, non venitemi a chiedere i data feed tick by tick. I data feed deve essere sicuramente di qualità, perché è una parte fondamentale del trading sistematico. Ma c'è una solida ragionevolezza, porca miseria. È ovvio che se prendo il computer della NASA lavorerò meglio, ma ha senso spendere, lo so, 50.000 euro per un computer? No. Ecco, la solida ragionevolezza secondo me è TradeStation. Non mi paga TradeStation per dire ste robe, anzi. Se... Ciao TradeStation. Ciao. Se vuoi io parlo anche a pagare, cioè se mi vuoi pagare per farti pubblicità, io non è che mi schifa, per dire. Cioè, dicevo, secondo me il migliore data feed per varietà, qualità, profondità di storico e costo è TradeStation. Sì, rispondo a un'eventuale domanda che mi potreste porre, è collegabile questo data feed a multicharts senza alcun problema. Un pochettino lentino, devo essere sincero, quando multicharts succhi i dati da TradeStation è un po' lento. Non è il problema più grande assolutamente, quindi eventualmente voi potreste tradare su qualsiasi broker senza alcun problema, quello accettato ovviamente da multicharts, tramite multicharts alimentato da TradeStation. Vi saluto, buona giornata, fate i bravi e mangiate le verdure.